Buonasera e benvenuti a questa sesta puntata dell'incontro, trasmissione televisiva realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, edizioni Ager Campanus. Questa sera è una puntata veramente schioppettante. Sara? Barone. Buonasera a te Sergio, ti ringrazio come sempre e benvenuti ai nostri ospiti qui in studio. Ben ritrovati a voi telespettatori per questa nuova puntata dell'incontro e come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione utilizzando il numero in sovraimpressione oppure accedendo alla pagina Facebook di TLA TV lasciando magari un commento alla nostra diretta. Questa sera qui con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Andrea Claudio Castaldo, presidente dell'ADR CEL, Buonasera. il dottor Edoardo Sorrentino, dottore commercialista, l'avvocato Vito Vince Silao Buonasera. e l'avvocato Giovanni Rosario Ambrosino. Dunque, Buonasera, buonasera. grazie per aver accettato il nostro invito e a te la parola, Chiedo un Sergio. attimo il contributo che abbiamo preparato insieme alla regia. Lanciate il servizio. Buonasera signor Bianchi, buonasera signora Rossi, ho Buonasera. ricevuto, buonasera, ho ricevuto appunto la vostra chiamata, ecco, per provare questo incontro di mediazione. Non so se è la prima volta che vivete un'esperienza di mediazione oppure avete già avuto qualche esperienza prima di oggi. Quindi questa sera avrete capito, parleremo di mediazione civile e conciliazione. Qual è la legge che ha determinato l'avvento della mediazione conciliatore e conciliazione, chiedo scusa, quando nasce e perché? La normativa è di riferimento è sicuramente il decreto legislativo 28 del 2010, marzo 2010. Nasce da una situazione molto convulsa della giustizia italiana, perché il giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione prevedeva anche tempi relativamente ragionevolmente brevi e grosso quantitativo di contenzioso che esisteva nell'ambito del processo civile ha determinato quello che sostanzialmente in America già era molto diffusa, cioè la conciliazione. Trovare una giustizia alternativa di supporto alla giustizia ordinaria. L'ADR nasce da qui, risolvere quelle dispute che sostanzialmente nel processo ordinario hanno difficoltà intanto per i tempi e soprattutto e di più con un'innovazione sostanziale perché nella conciliazione noi non abbiamo né vinti né vincitori, cioè l'interesse sommerso, l'interesse del soggetto prevale sul diritto, che è un elemento fondante della conciliazione. Allora, e la conciliazione, stiamo parlando di quello, è un istituto nato per far fronte alla deflazione del sistema giudiziario e quindi rappresenta sostanzialmente proprio un pilastro per il processo civile, giusto? Possiamo dire questo? Questo è parzialmente vero perché diciamo ci siamo arrivati negli ultimi tempi forse a questa nuova prospettiva, perché è con l'introduzione dell'obbligatorietà della difesa tecnica in quei casi in cui è obbligatoria la mediazione che si può parlare di pilastro a sostegno anche del processo civile. Tant'è vero che recentemente proprio la magistratura si è occupata di un caso concreto interessante perché si ponevano tre grandi aspetti. Primo, se una parte può rifiutare l'obbligo di assistenza dell'avvocato, e la magistratura si è pronunciata in maniera molto chiara dicendo che l'obbligo di assistenza dell'avvocato, laddove si sostanzia una mediazione prevista per legge quale obbligatoria, non è un obbligo opinabile, ma anzi è un obbligo di cui non si può fare a meno. Tant'è vero che se ciò non accade, non si può creare la condizione di procedibilità processuale successiva all'esito della mediazione. Inoltre, di più, si è valutato un aspetto che forse non è stato ancora, diciamo, debitamente valutato, cioè quello della congruità con la norma europea, cioè ci si è posti se
se la mediazione è coerente, e questo sotto il profilo soprattutto economico, con la norma europea, e la magistratura anche su questo ha dato parere positivo dicendo che è perfettamente coerente con la norma europea e in particolare con la sentenza 427 se non ricordo male, della Comunità Europea, che appunto sancisce, come diceva già prima anche il dottore Sorrentino, perché negli altri paesi l'utilizzo della mediazione è uno strumento che diciamo è più vissuto anche tra la gente con una certa quotidianità. Da noi invece forse ci sono state e ci sono ancora delle contrapposizioni anche tra professionisti, perché io ritengo che il legislatore abbia fatto un po' la tecnica del gambero in alcuni casi, e questo non è stata una cosa molto positiva, cioè si è mancato di chiarezza nell'istituto di mediazione. Ci fermiamo perché lei sta anticipando la prossima domanda. Dottore Castaldo, c'è stato un momento in cui, appena nata, la mediazione è esplosa e si è diffusa tantissimo, gli ADR, io mi sono informato, nascevano un po' come i funghi, poi c'è stata una battuta d'arresto, poi è interessante ragionare del poi. Poi abbiamo lateralizzato perché sì, si sono risolte alcune delle criticità che erano emerse allorquando l'Associazione degli Avvocati in qualche modo aveva contestato e contrastato l'istituto della mediazione così come era nato col decreto del 2010. Praticamente ne è venuto fuori successivamente una norma che richiede, per esempio, tentando, e mi riferisco anche a quello che diceva l'avvocato Ambrosini in precedenza, tentando di conciliare un po' le parti, che prevede l'obbligatorietà della presenza, dell'assistenza delle parti in mediazione dei loro legali. Ovviamente questo in qualche modo, diciamo, ha facilitato la possibilità di incontrare le parti o ha favorito in qualche modo l'avvicinamento con quelle contrarietà che avevano rappresentato l'Associazione degli Avvocati, però non ha del tutto risolto il problema. Non l'ha risolto il problema perché nella versione originaria del decreto sulla mediazione era prevista un elemento importantissimo, un elemento di deflazione della procedura, del contenzioso in genere, che era quello di affidare agli organismi di mediazione anche le vertenze praticamente relative all'RC auto. Tutto quel settore, che è un settore che ovviamente è in grosso fermento, che avrebbe rappresentato una grossa fetta di mercato e avrebbe enormemente deflazionato il contenzioso civile. Quindi alleggerendo anche il lavoro dei tribunali. Certamente. Diciamo che per certi versi ha trovato anche l'opposizione, diciamo, di alcuni giudici di pace che in qualche modo hanno visto minato un terreno che per loro era molto produttivo, per cui il testo che è venuto fuori post riforma salva un po' capri e cavoli, però non dà quella spinta alla mediazione. Per cui, un accordo all'italiano. Perfetto, perfetto. Per cui devo dire che in questi ultimi anni parecchi organismi di mediazione hanno vissuto sulla loro pelle praticamente un grosso depauperamento di risorse che avevano impiegato in questo settore. Considerate che nel 2010, quando si è partiti, si era davvero dei pionieri, gli istituti di mediazione iscritti quali organismi presso il Ministero di Grazia e Giustizia sono arrivati a superare il numero di 1000. Attualmente nei mesi scorsi, praticamente l'ultimo censimento, non erano presenti più di 300 istituti di mediazione in Italia. Il suo è uno dei primi, se non ricordo male, sì, ADRCL è al numero 361, se non ricordo male, 370. Poi l'ho letto da qualche parte, 370. Dottore Sorrentino, una cosa che mi colpiva, che dicevano più o meno in maniera diversa un po' tutti gli amici e colleghi che abbiamo ascoltato prima, quindi il mediatore ha una funzione strategica, importante, anche sociale per molti aspetti sociale, perché dovrebbe dirimere delle questioni, e sono tante le materie
anche non obbligatorie. Io vorrei far capire ai nostri teleascoltatori la differenza qual è fra presentarsi all'esperimento di mediazione da soli, perché possono venire in alcuni casi anche da soli, o accompagnati dall'avvocato. In quali casi? Ecco. Guardi, prima di darle una risposta concreta sulla sua domanda molto precisa, credo sia doveroso fare un attimo una postilla, nel senso che il decreto legislativo 28, che abbiamo detto che era la madre della conciliazione, prevedeva intanto che i mediatori, soggetti terzi nell'ambito della mediazione, potevano essere tutti coloro che erano laureati o laureandi indipendentemente dal titolo di studio, cioè dalla materia prettamente giuridica o ed economica. Questo ovviamente perché? Perché, come dicevo prima, nella mediazione civile l'interesse del soggetto prevale sul diritto, cosa che in un procedimento civile in tribunale non si può assolutamente porre in essere. Gli avvocati poi su questo saranno anche più ferrati di me, nel senso che non puoi avere un giudicato che prescinda dalla istanza che è stata posta in essere. Nella mediazione ciò era possibile. Quindi il mediatore è un soggetto terzo che, con le riforme successivamente che sono adottate col decreto legislativo 28, il decreto del fare e successivamente col 196, prevede il mediatore invece un mediatore più specializzato in materia sostanzialmente. Sì, anche se l'obbligo del mediatore è anche quello di fare corsi di aggiornamento costanti, continui, nell'ambito del procedimento. È evidente che questo che cosa ha comportato? Anche, come diceva prima il dottore Castaldo, una modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 sulla obbligatorietà della mediazione o della media conciliazione, perché riassume i due famosi termini, mediazione e conciliazione, dove molti poi vanno in equivoco. Oggi il decreto legislativo 28, l'articolo comma 1, ha unificato questo problema, quindi questo dubbio non c'è più. E di conseguenza che cosa ha determinato? Ha determinato che per le materie per le quali non è obbligatoria, quindi non rientrano nell'articolo 5, la parte può anche non essere assistita dall'avvocato. Per le materie per le quali vi è l'obbligo della obbligatorietà, è necessario la presenza del legale. Però io volevo, se mi consente, fare una piccola precisazione. Breve, perché siamo per andare in pubblicità. Sì, la mediazione ha vantaggi prettamente non solo economici, ma anche in termini di durata del procedimento, perché noi abbiamo l'obbligo della mediazione di concludere il procedimento nei 120 giorni. Addirittura è un ordine perentorio e non ordinatorio, quindi comprenderà i tempi molto breve. Con costi molto ci arriviamo molto... dopo, vai Sara. Con questo abbiamo risposto anche a un nostro telespettatore che ci chiedeva appunto le tempistiche di tali processi. Dunque, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito.
Ed eccoci qua, siamo ritornati in studio, avrete visto che il giro di spot pubblicitari si è chiuso con chilometro zero. Perché chilometro zero? Perché da ottobre noi riprenderemo il ciclo di trasmissione e partiremo proprio da chilometro zero, che è condotto ed è curato dalla dottoressa Antonella Januario, che speriamo di avere nostra ospite negli studi nella prima puntata del prossimo ciclo. Adesso riprendiamo con i nostri ospiti in studio e partiamo dall'avvocato Ambrosino. Avvocato, detto proprio in maniera veramente brutale e cruda, quanto dà fastidio la mediazione agli avvocati? Perché c'è un conflitto in questo, non possiamo negarlo, no? Il conflitto ci sta, io sono stato, confesso, uno strenuo, e lo sono parzialmente ancora, per motivi che cercherò sinteticamente di esporre, non un convinto assertore della mediazione, ma non per l'istituto in sé, perché l'istituto in sé, se avesse avuto quella chiarezza di cui parlavo prima, probabilmente avrebbe svolto effettivamente anche quella funzione di deflazione di cui si parlava. Ma innanzitutto non bisogna dimenticare che a franco e a fronte della mediazione noi abbiamo la coesistenza di un altro inquilino in questo stabile che si chiama negoziazione assistita, perché il legislatore ha in un certo senso, possiamo dire, duplicato con la figura, creando anche quella della negoziazione assistita, che diciamo è un po' una costola spuria della mediazione, sia pur poi limitata a un tutto corto tra avvocati, perché in quello poi si dovrebbe circoscrivere la negoziazione assistita. Non è la prima volta che il legislatore tenta strade differenti, percorsi alternativi a quelli dei tribunali. Noi non è che siamo affezionati ai tribunali, perché il tribunale deve essere per forza la sede in cui risolvere... È la nostra casa naturale. È la nostra casa naturale, per carità, però vorrei chiarire una cosa, cioè materia del diritto del lavoro, obbligo del tentativo di conciliazione davanti all'ispettorato del lavoro, nasce questa grande riforma epocale annunziata. Chi come me fa lavoro e i colleghi che ci possono ascoltare, i giuslavoristi, sanno benissimo che è stata una cosa che si è risolta in una nuvola di fumo perché il legislatore l'ha accantonata. Facciamo anche un'altra valutazione, cioè la mediazione, ancorché apporta degli elementi di totale diversità e quindi non vorrei essere, come dire, impreciso, ma in effetti il legislatore già lo aveva previsto la possibilità di risolvere le liti non nel contesto giudiziario, perché se noi sfogliamo i nostri codici troviamo tranquillamente la figura dell'arbitrato rituale e irrituale. Certo, quindi voglio dire, non è che la mediazione è la manna dal cielo che è arrivata calata per salvare i problemi in esclusiva della gente, ma è una soluzione, diciamo, sicuramente più agile, io la vedo più moderna come potenzialità, ma purtroppo bloccata. Si basti solo pensare, dal 2010 a oggi, io non ricordo quanti sono stati i passaggi di mediazione obbligatoria, mediazione non obbligatoria, mediazione forse obbligatoria, mediazione a farsi, mediazione non a farsi, obbligo della difesa dell'obbligo dell'avvocato, non obbligo della difesa dell'avvocato. Cioè, voglio dire, la confusione che ha ingenerato forse l'eccessiva necessità avvertita dal legislatore di deflazionare appunto i contenziosi dal tribunale l'ha portato poi ad essere frettoloso, e questo modo frettoloso secondo me ha creato e sta creando ancora purtroppo questa onda d'urto su cui bisogna poi navigare, perché è quello una questione che diceva, secondo me importante. Prima di passare la parola a Sara, che deve fare una domanda importante al Presidente, proprio un flash, perché siamo in chiusura, perché i cittadini devono rivolgersi all'esperimento, o una DRC all'esperimento di mediazione, proprio un flash. Guardi, se rientrano nell'articolo 5 del decreto legislativo 28 e successive modifiche e integrazioni, la mediazione è obbligatoria, perché vi è la improcedibilità o da parte del giudice qualora di ufficio, qualora se ne accorga, o eventualmente richiesta dal convenuto in prima udienza. E pertanto il giudice ha l'obbligo di demandare le parti a un organismo di mediazione preposto per esperire il tentativo di conciliazione. Al di là di questo, ovviamente, per le motivazioni che ho cercato di esprimere in precedenza e che i miei dotti colleghi hanno molto chiaramente esplicitato, è evidente che la mediazione consente a costi relativamente bassi, consente risparmi fiscali,
consente la possibilità di avere tempi certi nell'esperimento della lite, quindi nel successo della lite, ma soprattutto di più mi sia consentito, c'è la possibilità, ancora una volta ribadisco, che nella mediazione civile l'interesse prevale sul diritto. Perfetto, noi intanto ringraziamo i nostri ospiti, siamo in chiusura e corre l'obbligo assoluto di ringraziare innanzitutto i nostri sponsor che ci hanno consentito di poter realizzare questo format straordinario, perché abbiamo avuto delle risposte di pubblico veramente inattese da parte nostra, quindi ringraziamo il gruppo Feriero con Cuori di Sfogliatella, ringraziamo Ars Illuminandi del dottore Giannoni. Ringraziamo voi soprattutto che avete avuto la pazienza di seguirci in questo periodo, in queste sei nostre puntate. Abbiamo parlato veramente di tutto, abbiamo parlato delle abitudini dei napoletani a tavola, abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato di medicina e quindi di salute, stiamo parlando di mediazione, abbiamo parlato di macro regione, quindi anche di politica, anche di storia, abbiamo parlato di storia con i Borbone presenti in studio. Quindi noi prima di lasciarvi definitivamente, per poi rivederci ad ottobre, perché riprenderemo ad ottobre, ringraziamo ancora tutti i presenti, ringraziamo tutti voi, ringraziamo gli sponsor, ringrazio la mia compagna di viaggio Sara Barone, che è stata straordinaria, veramente bravissima. Non c'è l'applauso di studio, ma sarebbe carino fare scattare un applauso per Sara, che è stata veramente straordinaria, quindi complimenti a Sara. Ringrazio il dottore Castaldo, il dottore Sorrentino, l'avvocato Ambrosino, l'avvocato Vicesilà. Abbiamo parlato di mediazione. Adesso buone vacanze a tutti quanti voi, vi salutiamo e grazie a te Sergio da parte di tutti quanti noi, con un applauso virtuale reale da parte nostra. Peccato che la regia non ce l'abbia, sarebbe stato carino. E dunque ultima nota di servizio. La redazione di Napoli News Magazine e Lager Campanus, da sempre in prima linea per sostenere la ricerca sul cancro, da quest'anno sono vicini alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. La Fondazione è un sistema realizzato per sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell'informazione scientifica attraverso pubblicazioni e studi esercitati in collaborazione con università italiane ed estere. Tutto questo è possibile solo grazie al lavoro volontario e a titolo completamente gratuito dei medici che ne fanno parte. Il nostro impegno e compito è quello di aiutare chi ci aiuta a combattere terribili patologie attraverso una raccolta fondi. Devolviamo il 5 per 1000 alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, un semplice gesto che non costa nulla ma dona speranza e serenità a chi soffre. E noi con un applauso virtuale alla dottoressa Margherita Luongo, che è vicepresidente di questa straordinaria fondazione. Arrivederci, buone vacanze, ci vediamo a inizio ottobre.